il calendario dell'Italia è praticamente completato. Allora partiamo il 19 settembre, arriviamo a Genova, siamo a Loano il 25 domenica, il 23 venerdì siamo a Genova in un albergo che ancora dobbiamo definire. Il 29 siamo in una conferenza in Svizzera, Bellinzona. Anche lì metterò l'indirizzo presto. Poi Walter e io facciamo una conferenza a Vercelli la domenica 2 ottobre. Due sessioni la domenica. Poi ci sarà la conferenza a Bergamo, sempre con Walter, l'8 e il 9. Poi ci sarà la conferenza a Prato il 15, sempre con Walter, e poi il culto a Prato. Poi ci sarà l'incontro a Esernia il 21 ottobre, il 22 ottobre, il 23 a Campobasso, il 24 siamo a Capri, il 28 di ottobre siamo a Quarto a Napoli, il 29 e il 30 siamo anche a Napoli, a Casoria e a Torre Annunziata. Poi il 4 di novembre abbiamo conferenza a Cosenza. Poi domenica siamo a Potenza, domenica mattina, domenica pomeriggio. Poi il 9 di novembre siamo a Partinico in Sicilia. Il 12 e 13 e 14 di novembre siamo in Sardegna, il 19 siamo a Trento, 19 e 20 siamo a Trento, e il 26 di novembre siamo a Rosenheim, a Brothaus, dai miei amici di Brothaus in Germania. Quindi velocemente, più o meno vi ho detto. Ci rimane solo qualcosa a metà settimana. Se volete fare qualcosa mi fate sapere. Ok, allora stasera invece come resistere alla tentazione. Guglielmo, quando a Milano? A Milano non ci sono, a Milano ci sono di passaggio, il 28 settembre. E praticamente potrei esserci la settimana dal 3 al 7, ma dovete organizzare qualcosa se volete. Ok, quindi come resistere alla tentazione? Ebrei 2 dal 10 al 18. Conveniva infatti a colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sta parlando di Gesù Cristo che attraverso la sua sofferenza ci ha messo a disposizione la salvezza. Infatti colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno, per questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Interessante. Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Vi ricordate il figlio del prodigo invece che il primogenito che dice a suo padre: quel tuo figlio non lo chiama fratello, lo chiama tuo figlio. Perché si vergogna di chiamarlo? Perché? Perché la grazia ti fa vergognare nel senso che devi essere all'altezza di quello che faccio io, se no non vali la pena. 12, Ebrei 2:12, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli e io ti celebrerò in mezzo all'assemblea. Di nuovo, io confiderò in lui ancora, ecco me e i figli che Dio mi ha dato. 14, poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli abbia in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Attraverso la morte Gesù ha distrutto l'impero del diavolo e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. E ancora oggi, purtroppo, se non conosci la verità del Vangelo, del vero Vangelo, sei tenuto in schiavitù per paura della morte. Infatti egli non si prende cura degli angeli, ma si prende cura della progenie di Abramo.
la progenie di Abramo, che è, non è altro che praticamente tutte le nazioni, perché Dio stesso dice ad Abramo che lui sarà il padre di tutte le nazioni. 17. Egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote. Quindi doveva essere reso simile, doveva diventare uomo, reso simile a noi, agli esseri umani, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote, in altre parole essere rappresentante dell'uomo, degli esseri umani, nelle cose che riguardano Dio, per fare la propiziazione dei peccati del popolo. La propiziazione non è altro che quella cosa che rende il sacrificio propiziatorio accettabile a Dio. Versetto 18. Infatti, in quanto egli stesso ha sofferto nell'essere tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Quindi cosa vuol dire? Scusatemi. Cosa vuol dire? Vuol dire che da sommo sacerdote è stato tentato, c'è un altro passaggio negli Ebrei dove dice che è stato tentato in ogni cosa, eppure senza peccato, come noi, eppure senza peccato. Ma dice che è stato peccato, è stato tentato, eppure può venire in aiuto di coloro che sono tentati. E come fa a venire in aiuto a coloro che sono peccati, che sono tentati? In che modo può Gesù venirmi in aiuto quando quella tentazione mi sta ballando davanti agli occhi? O quando quella menzogna mi sta ronzando nella testa? Ok, prima di tutto vediamo quando è stato tentato Gesù. Ok, chiaramente è stato tentato in Matteo capitolo 4. Sappiamo tutti che Matteo capitolo 4, versetto 1, allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E ti credo. Ora, il tentatore, ricordatevi sempre che il tentatore non arriverà mai quando siete forti. Verrà sempre quando siete deboli, in un momento di tristezza, in un momento di abbandono, in un momento di debolezza fisica, in un momento di delusione, in un momento di solitudine. Verrà sempre nei momenti in cui hai fame, in cui sei debole. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio, e chiaramente Gesù glielo lasciò fare perché lo spirito l'aveva portato lì per essere tentato dal diavolo. Il diavolo non può portare Gesù in giro per la terra, metterlo sul tempio, eccetera, a meno che Gesù non glielo lascia fare. Lo pose sull'orlo e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, e gli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse: sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: io ti darò tutte queste cose se, prostrandosi a terra, mi adori. Notate che per tre volte il diavolo usa la parola se. Perché? Perché la tentazione mette sempre in dubbio qualcosa, e adesso la vedremo. Vedremo che cosa mette in dubbio la tentazione. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Citazione tratta dal Deuteronomio 6,13. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli si accostarono e lo servirono. Ok, un paio di osservazioni. Prima di tutto, quando Gesù era andato a farsi battezzare da Giovanni Battista nel Giordano, sappiamo che il cielo si aprì e la voce di Dio disse: questo, fra l'altro sono un paio di versetti prima di 4, il Matteo 3 e versetto 15,
vabbè, versetto 16, Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui ed ecco una voce dal cielo e gli disse: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Oh, notate bene che il padre dice: questo è il mio amato figlio. Il diavolo dice: se sei il figlio di Dio. Perché? Perché la prima tentazione è quella di mettere in dubbio la tua identità. E quando tu sai di essere amato da Dio, la tentazione perde tutta la sua forza. Perché la forza della tentazione in questo caso era proprio quella di cercare di convincere Gesù di provare chi era. Tant'è vero che il diavolo gli dice: fai diventare queste pietre pane. Oh, la pietra è un'ombra, nella tipologia è un'ombra della legge, della Torah. Da tutte le parti, la Torah, i 10 comandamenti sono scritti su tavole di pietra, eccetera. Quindi la pietra è un'ombra della Torah, della legge. Il pane è un'ombra della vita. Gesù stesso dice: io sono il pane della vita. Quindi il diavolo cosa gli dice? Trasforma la legge in vita, che è esattamente quello che Gesù era venuto a fare, a trasformare la legge in vita, a trasformare la morte della legge nel pane della vita. E quindi il diavolo gli dice: se sei il figlio di Dio, metti in dubbio la sua identità. E quella è la prima tentazione, quando il diavolo mette in dubbio la tua identità, proprio come fece con Adamo. Ma quando disse ad Adamo ed Eva: ma no, non è vero che se voi mangiate questo frutto, se lo mangiate sarete come Dio. E la verità cos'era? Era che sia Adamo che Eva erano già come Dio, perché Dio li aveva creati a sua immagine e somiglianza. Quindi il diavolo mette sempre in dubbio la tua identità, ti fa sentire inferiore se la tua difficoltà è quella di avere un senso di insicurezza, eccetera, eccetera, ti fa sentire inferiore. Se invece sei un orgoglioso, eccetera, eccetera, ti fa sentire superiore. E in tutti e due i casi la tentazione è basata sulla tua identità, che non vale abbastanza, non sei bravo abbastanza. Se tu sei bravissimo, c'è qualcuno che è più bravo di te. Se tu non sei bravo, sei un fallimento. È sempre basata la prima forma di tentazione è sempre basata sul fai qualcosa per dimostrare chi sei, perché non lo sei, non sei un figlio di Dio, non sei un amato figlio di Dio. E quindi Gesù cosa gli risponde? Gli risponde: guarda che forse non hai sentito bene quando ero al Giordano, che la voce di Dio ha detto, ogni parola di Dio ha detto: questo è il mio amato figlio, quindi non ho bisogno di provarlo, perché il mio pane esce direttamente dalla bocca di Dio, che ha detto: io sono, questo è il mio amato figlio. Quindi la tua identità non è basata su quello che dice la gente, non è basata su quello che dice il diavolo, senz'altro, non è basata neanche su quello che dici tu, è basata su quello che dice Dio. E Dio ti chiama un figlio di Dio, siete tutti figli di Dio attraverso la fede in Cristo Gesù. Paolo nei Galati, in Efesini, nei Colossesi, in tutte le lettere, da tutte le parti ne parla. E Gesù stesso ti dichiara essere una delle sue pecore, quindi gli appartieni, fai parte della sua famiglia. E questa è la prima tentazione. La seconda tentazione qual è? È quella che dice: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, e gli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, si ti porteranno le loro mani, perché non urti il tuo piede in alcuna pietra. In altre parole, metti Dio alla prova. E qui cos'è? Se prima la tentazione era sulla tua identità, questa è la tentazione sull'identità di Dio. In altre parole, mettilo alla prova per vedere se effettivamente ti ama. Quello che io chiamo l'amore alla margherita. Le cose vanno bene, mi ama. Le cose non vanno bene, non mi ama. Sto bene di salute, mi ama. Mi ammalo, non mi ama. Mi hanno dato un aumento di stipendio, mi ama. Ho perso il lavoro, non mi ama. Il mi ama, non mi ama, lavora alla margherita del purtroppo del cristiano normale, perché è tutto basato, l'identità di Dio è basata su quello che Dio può fare per te e non su quello che lui è. Invece no,
perché l'amore e l'identità di Dio sono basate su chi Dio è. Giovanni 6, 29 dice questo, Giovanni 6, 29 dice, Giovanni 6, 29, 28, gli chiesero allora che cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio. Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Quindi non sono i miracoli, non sono le opere che provano l'identità di Dio, ma è la tua fede che crede in quello che lui ha detto. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. E quello, la tentazione qual è? Vediamo se ti ama davvero, vediamo se viene al tuo soccorso, vediamo se effettivamente interviene o no. Quindi la prima tentazione è sulla tua identità, la seconda tentazione è sull'identità di Dio. La terza, dove dice io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra mi adori. Cos'è? È cambiare la fonte della soluzione, la tentazione di cambiare la fonte della soluzione. La fonte della soluzione per il cristiano è Gesù Cristo. La tentazione qual è? È quella di cambiare la fonte della soluzione, da Gesù Cristo alla bottiglia, alla siringa, al sito pornografico, all'amante, ai soldi, a questo, a quello, a quell'altro, di cambiare la fonte della soluzione, la fonte della soddisfazione. E qui cosa succede? Succede che il diavolo dice adoro, io adoro tutto, se tu prostrando a terra mi adori. E Gesù, guarda caso, gli cita Deuteronomio 6,13 per fare per fare una constatazione. Perché? Perché Deuteronomio 6,13, state a sentire cosa dice. Deuteronomio 6,13 dice: temerai l'Eterno, il tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Temerai l'Eterno. E invece guarda Gesù come lo riporta: adora il Signore Dio tuo e servi Lui solo. Non temere, ma adora. Il diavolo ti dice di temere Dio perché non ti darà mai quello che gli chiedi. È il padre severo, il padre burbero, è la solita storia, devi andare dalla Madonna, devi andare dal santo, devi andare da qualcuno che può intercedere per te, perché se tu vai da Dio direttamente lui è burbero, lui è severo, lui è cattivo e non ti dà quello che gli chiedi. Qui Gesù cambia il versetto da Deuteronomio, lo può fare perché lui la parola di Dio è Gesù, quindi lui lo può fare, da temere ad adorare. E quindi cambia, ti dice, non devi temere Dio, devi adorare Dio. Perché? Perché Dio è la fonte della tua soluzione, è la fonte della tua soddisfazione. E la tentazione qual è? Prendi la vita nelle tue mani, scegli il tuo futuro, scegli le tue soluzioni. Quindi prima mette in dubbio la tua identità, la tentazione mette in dubbio la tua identità, poi mette in dubbio l'identità di Dio e poi cerca di cambiare la fonte della soluzione, mette in dubbio la fonte, mette in dubbio l'identità della fonte della tua soddisfazione, della tua soluzione, dove puoi trovare risposta ai problemi. La tentazione base è che manca qualcosa all'opera della croce, è sempre quella. Sempre quella, che manca qualcosa all'opera della croce, sia che metta in dubbio la tua identità, che metta in dubbio l'identità di Dio, che metta in dubbio l'identità della fonte della tua soddisfazione. La tentazione base è che la croce non è abbastanza, ed è per quello che regolarmente il religionismo mette davanti a te il fatto che puoi perdere la salvezza. Perché regolarmente deve farti credere che la croce non è abbastanza per darti quell'assicurazione di cui hai bisogno. E quindi la tentazione base qual è? Non sei ancora completamente pulito, non sei ancora completamente santificato, non sei ancora perfezionato. Devi cercare un'alternativa a Cristo. Perché? Perché non sei a posto, Dio non si interessa di te e la soluzione la puoi trovare da un'altra parte. E questa è la base della tentazione, che ti manca qualcosa, che non sei ancora a posto. Ricordati di una cosa, che Dio non si relaziona con noi
in funzione del nostro peccato, mai non si relaziona con, mai con noi in funzione del nostro peccato, ma sempre in funzione del nostro Salvatore. Dobbiamo renderci conto, una volta per sempre, che per il credente il peccato è stato cancellato dal sangue di Cristo una volta per sempre. Dobbiamo renderci conto che questa è la base di tutto, questa è la verità che mi rende libero. E questo è il bersaglio che il diavolo mette su ogni cristiano attraverso il religionismo per cercare di fargli dubitare che i suoi peccati gli sono stati perdonati, che Dio lo ha perdonato, che Dio è buono, che Dio lo ama così com'è, che lui, che la sua identità è immacolata, pulita, perdonata, santificata per sempre. Questo è la tentazione continua del diavolo, quella di farti pensare che, primo, tu non sei abbastanza santificato, secondo, Dio non si interessa di te, e terzo, puoi trovare una soluzione ai tuoi bisogni da un'altra parte, invece di ricordarti che tu sei a posto, sei totalmente immacolato, sei totalmente perfezionato, sei totalmente santificato, perdonato, salvato una volta per sempre, e in quella assicurazione tiri un respiro di sollievo, guardi negli occhi di papà che ti guarda con amore e dici: tutto quello di cui ho bisogno è nel mio Dio. Non ho bisogno di nessun altro, tutto ciò di cui ho bisogno è nel mio Dio. Perché? Perché sono a posto. Gloria a Dio. Adesso, proprio come, e questa, ragazzi, dobbiamo in un qualche modo, dobbiamo cercare di, la stessa Bibbia che ti dice Giovanni 3,16, la stessa Bibbia che ti parla della salvezza, la stessa ti dice che i tuoi peccati ti sono stati perdonati, quella stessa Bibbia te lo dice. Dobbiamo in qualche modo cercare di far sì che dalla testa scenda nel cuore, e che poi dal cuore rimbalzi nella testa, e che ci rendiamo conto che siamo a posto una volta per sempre. Perché la tentazione si basa su quello, la tentazione si basa sul fatto che tu, non tu nel senso tu, ma alcuni non sono ancora certi, persuasi di essere a posto davanti a Dio. E quindi dubitano della loro identità, dubitano dell'identità di Dio e dubitano della sorgente, della fonte della loro soddisfazione, di quello che hanno bisogno. Adesso, proprio come Paolo viene messo di fronte a questo dilemma, anche noi veniamo messi di fronte a questo dilemma. Vediamo Romani 6, dall'1 all'11, dalla Bibbia della Gioia. Paolo dice questo: che diremo allora? Che dobbiamo continuare a peccare perché Dio continua a mostrarci sempre più il suo amore e il suo perdono? E questo qui, ragazzi, questo è il dilemma, questa è la solita storia, la solita rompi anima dei religionisti. Ah, ma allora possiamo fare quello che vogliamo. Ma sì che devi fare quello che vuoi, perché Dio ti ha cambiato i voglio, Dio ti ha cambiato il cuore, il tuo cuore è nuovo, i tuoi voglio sono stati cambiati. Prima dovevi fare, adesso vuoi fare, ecco perché già 2000 anni fa i religionisti facevano a Paolo la stessa accusa, e l'ho detto mille volte: se prima o poi qualcuno non ti dice: ah, ma allora questa grazia allora che Marchio predica, che tu predichi, vuol dire che puoi fare quello che vuoi. Se non ti dicono una cosa del genere, vuol dire che non stai predicando il Vangelo. Perché il vero Vangelo porta le persone che non hanno capito niente della grazia a dire: ah, ma allora posso peccare, posso fare quello che voglio. E Paolo allora dice: che diremo allora? Che dobbiamo continuare a peccare perché Dio continua a mostrarci sempre più il suo amore e il suo perdono? E questa è la risposta di Paolo. Ma no, di certo! Noi siamo morti al peccato, come possiamo continuare a vivere in esso? Oppure vi siete dimenticati che il potere che il peccato aveva su di noi è stato vinto? Quando siamo diventati cristiani e siamo stati battezzati in Cristo per diventare parte in Lui?
perché è per mezzo della sua morte che la nostra natura peccaminosa è stata distrutta. I nostri vecchi istinti, statemi a sentire, i nostri vecchi istinti che amavano il peccato sono stati sepolti con lui nel battesimo che ci ha uniti alla sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria e la potenza di Dio Padre, anche noi vivessimo una vita nuova. Quei desideri che i nostri vecchi istinti, i nostri vecchi desideri, i nostri vecchi voglio, sono stati sepolti con lui nel battesimo in Cristo e sono stati cancellati dalla nostra risurrezione. Versetto 5. Se è vero infatti che siamo diventati parte di lui con una morte simile alla sua, allo stesso modo saremo parte di lui per quanto riguarda la risurrezione. Di una cosa siamo certi, che i nostri vecchi malvagi desideri, sentite, questa è la Bibbia della gioia, controllate sulla Diodati, controllate sulla Nuova Riveduta, controllate, è questo quello che sta dicendo. I nostri vecchi malvagi desideri sono stati inchiodati alla croce con Cristo. Quella parte di noi a cui piace tanto peccare è stata distrutta. Ragazzi, che bello. I tuoi desideri sono stati cambiati, i vecchi malvagi desideri sono stati distrutti. Fidati del tuo cuore, fidati del tuo cuore, fidati del tuo cuore. Il tuo cuore è stato ricreato a immagine e somiglianza di Dio, perfetto in Cristo Gesù. Fidati del tuo cuore. Ed è stata quella parte di noi a cui piace tanto peccare è stata distrutta affinché non siamo più schiavi del peccato. Chi muore, infatti, è libero dal dominio del peccato. Quindi se la nostra vecchia natura, amante del peccato, morì con Cristo, quante persone dicono no, la natura peccaminosa del credente, no, baggianate galattiche, baggianate da yogurtite acuta, baggianate, scemate, idiozie, no, la tua natura non è vecchia, non è la natura del peccatore, no, quella è stata cancellata, è stata tolta, la tua natura è la natura di Dio, la natura di Cristo, la mente tua ha bisogno di essere rinnovata, ma la tua natura non è la natura di peccato, la tua natura è la natura di figlio. Sentite cosa dice: quindi se la nostra vecchia natura, amante del peccato, morì con Cristo, noi crediamo anche che con lui vivremo. Cristo risuscitò dai morti e non morirà mai più. La morte non ha più alcun potere su di lui. Cristo morì una volta per sempre per mettere fine al potere del peccato, ma ora vive per sempre in perfetta unione con Dio e noi viviamo in lui per sempre in perfetta unione con Dio. Perciò anche voi consideratevi come morti per quanto riguarda la vostra vecchia natura di peccato. Consideratevi invece vivi per Dio con Cristo Gesù. Vedi cosa sta implorando Paolo? Consideratevi morti alla vostra vecchia natura di peccato. Non è più lì, non siete più quello che eravate una volta. La chiave è riconoscersi morti, estranei, allergici al peccato, in quanto la verità afferma che siamo stati lavati, puliti, immacolati, santificati nel nome di Gesù Cristo, proprio come dice Paolo ai Corinzi in 1 Corinzi 6:11. Che cosa dice? Ora tali eravate, voi vi ricordate, ho fatto un video sul voce del verbo eravare, eravate questi, la vostra natura di peccato, questa era la vostra natura prima, eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, questa è la vostra posizione di oggi, da credenti, da figli di Dio, siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Questa è la situazione attuale del credente. Il credente attuale non ha più la natura del peccato, quella è morta, è stata sepolta con Cristo, inchiodata sulla croce, morta, crocifissa, sepolta con Cristo, lasciata sotto la terra, siamo risorti nuovi, lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù, una volta per sempre. E questa è la realtà, questa è la verità. Tutte le altre cose sono menzogne del religionismo che il diavolo usa per poter dare forza alla tentazione, perché se non sei sicuro della tua identità in Cristo avrai sempre quello spazio dentro di te che dice
dice sì, però ho sbagliato, sì, però ho peccato, sì, però ho fatto questo, sì, però la tentazione, allora devo cascare perché sono fatto così, la mia natura di peccato. No, 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 no! Non devi assolutamente peccare perché la tua natura di peccato è morta. La tua natura è la natura di figlio di Dio. Non lasciarti mentire dai religionisti. Quando la menzogna sulla mia identità arriva, di questo, sono morto a quel pensiero, sono morto a quella tentazione, sono morto a quel peccato, sono morto a quella bugia che dice è la mia natura peccare. No, la mia natura è quella di figlio di Dio, puro, giustificato, santificato per tutta l'eternità. Quella è la mia natura. Quindi quando la tentazione arriva come menzogna sulla mia identità, dichiara: sono morto a quel pensiero, sono morto a quella tentazione, sono morto a quel peccato, sono morto a quella bugia che dice che è la mia natura di peccare. No, è una bugia, una menzogna. Quando la menzogna sull'identità di Dio arriva, quando la tentazione in forma di menzogna sull'identità di Dio arriva, di questo: sono morto a quel pensiero, sono morto a quella tentazione, sono morto a quel peccato, sono morto a quella bugia che dice che Dio deve provare il suo amore per me. Non deve provare niente, l'ha provato sulla croce una volta per sempre. Dio è buono e Dio mi ama, punto e basta. Non ha bisogno di provarlo. Ci credo e mi basta. La chiave è che tu possa credere che Dio ti ama e la potenza della tentazione si sbriciola davanti a quella persuasione dell'amore di Dio. Quando la menzogna sulla fonte delle mie soluzioni arriva, la tentazione di cambiare la fonte delle mie soluzioni, quando la menzogna sulla fonte delle mie soluzioni, ripeti questo: sono morto a quel pensiero, sono morto a quella tentazione, sono morto a quel peccato, sono morto a quella bugia che dice trova le tue soluzioni, non andare da Dio, abbi paura di Lui, la bottiglia è più facile, la siringa, quel sito, quel modo di fare. No, 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 quelle sono non ti appagheranno mai, perché tu sei un figlio di Dio e il peccato non ti potrà mai più appagare. Purtroppo se il tuo vicino di casa, il tuo collega all'ufficio, quello sull'autobus, quello in discoteca, eccetera, loro non hanno problemi, loro sono contenti, peccano e si sentono per un periodo, si sentono soddisfatti. Tu no, perché il tuo io, la tua natura si ribella a quel peccato e quindi non potrai mai ottenere soddisfazione da una fonte che sia diversa da Gesù Cristo. La tua fonte di soddisfazione può solo venire in Cristo Gesù. E proverai quello che dico, perché se non lo fai stai bene, se lo fai stai male. E quando stai male, ricordati che Dio non ti ha abbandonato, perché la sua identità è quella di amarti, non importa quello che fai, non importa chi sei. Ricordati una cosa, guarda Babbo Mario, ricordati che nel momento che stai guardando quel sito pornografico, Gesù è dentro di te, non è che se ne va, non ti abbandona, non ti lascia, è dentro di te che cerca di aiutarti, che cerca di convincerti che non troverai mai soddisfazione in quel sito pornografico, in quella bottiglia, in quella siringa, in quel modo di trattare la famiglia, in quel modo di comportarti. L'unica soddisfazione la troverai in Gesù Cristo. Ok. Chiudo. Con 1 Corinzi 10, dal 6 al 13, e la leggo dalla versione L'Annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, delle lettere di Paolo. Ho finito anche i Vangeli, sarà disponibile quando vengo in Italia, L'Annuncio 2, i Vangeli. Questo è L'Annuncio 1, sono sulle lettere di Paolo, e questo è la parola di Dio interpretata alla luce della grazia e in linguaggio corrente, con rivelazioni attaccate, unite e intercosate. 1 Corinzi 10, dal 6 al 13. Non seguite l'esempio dei vostri antenati,
che invece di abbuffarsi della sua magnanimità si lasciarono andare alle voglie della loro malvagità. Non dobbiamo assolutamente trasformare la nostra fede in un'orgia di promiscuità come fecero loro. Migliaia e migliaia di loro morirono per colpa di quell'errore. O credete in Cristo o non ci credete. Ma se non ci credete, non lamentatevi poi se arrivano serpenti e scorpioni a farvi visita. Tutto questo, versetto 11 e 12, tutto questo non è altro che un chiaro avvertimento di continuare a credere nella grazia di Dio e di non mettere fiducia nella nostra capacità di resistere al peccato. Che sia l'inizio, che sia la fine della storia, non siamo noi, è Lui. Ricordatevi che resistere alla tentazione non è il tuo dovere. Resistere alla tentazione è il dovere dello Spirito Santo, è il compito dello Spirito Santo. Il tuo dovere è quello di credere che lo Spirito Santo dentro di te ti ha creato, pulito, perfetto, immacolato. E ricordate una cosa, è il momento che ti rendi conto di quello. Il tuo cuore non vuole peccare perché non vuole sporcare quel momento di purezza che senti di avere dentro di te. Il tuo cuore non può essere sporcato, ma la tua vita può essere sporcata, le conseguenze possono venire. Puoi fare del male a delle persone, puoi fare del male a te stesso e lo Spirito di Dio dentro di te cerca di convincerti di non farlo semplicemente per quello. Ma nel momento in cui stai peccando, Gesù è con te, non ti abbandona. Dovrai peccare sapendo che Lui è in te, con te, per te. Perché Gesù ha detto non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai. Non ha detto non ti abbandonerò mai sempre che non pecchi. No, no, ha detto non ti abbandonerò mai. Quindi, la vostra condizione, versetto 13, la vostra condizione non è unica. Tutti gli esseri umani devono affrontare le contraddizioni nella vita. Nessuna tentazione è irresistibile e Dio non permetterà mai che la tentazione diventi così forte da non riuscire a resisterle. Ma ecco il vero annuncio: tutto è compiuto. Dio ha reso possibile la vittoria su qualsiasi difficoltà in Cristo e ce ne ha consegnato la chiave. Credeteci. Ragazzi, come resistere alla tentazione? Credete al tutto è compiuto. Credete al tutto è compiuto di Cristo, dello Spirito Santo in noi. Credete nella vostra perfezione, nella vostra immacolatezza, non so se si dice così, nella vostra santificazione, nella vostra perfezione. Credete in quello e vedrete che dentro di voi si ergerà una forza che avrà il coraggio di dire no, sono morto a quel pensiero, sono morto a quella bugia, sono morto a quella tentazione, sono morto a quel peccato, non mi puoi toccare e non mi toccherai. Amen, ragazzi, vado perché mi sta andando via la voce. Un abbraccio a tutti quanti, vi voglio bene, vi ho dato il calendario, lo continuo a pubblicare, ci sentiamo domenica prossima, un abbraccio a tutti.